Pronto? 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 Amore, mi senti? Amore. Pronto? Amore? Ciao, senti, sono io. Ascoltami, stavo andando a fare la spesa all'ipermercato. Sono passata davanti al concessionario della Mercedes. Madonna, amore, tu immagina che ho visto un Mercedes Cabrio a soli 80.000 euro. Posso prenderlo? Posso prenderlo? Posso prenderlo? 80.000 euro. Grazie, amore, madonna, non sei bello. Senti una cosa, sempre andando all'ipermercato, là vicino sta l'agenzia Viaggi. Tu immagina che facevano un'offerta, tutte le capitali europee, a soli 8.000 euro. Madonna, le posso prendere, posso prendere, posso prendere? 8.000 euro. No. Grazie, amore, ti amo assai. Senti, vicino all'agenzia Viaggi ci sta il negozio di Louis Vuitton. Presente Vuitton, tu immagina che il set di valigie completo costa soltanto 12.000 euro. No, costano più le valigie del viaggio. Le posso prendere? Le posso prendere? Le posso prendere? 12.000 euro. Grazie, amore. Tu sì che sai come far felice una donna. Ti amo, più tardi a casa ci vediamo. Un bacio. Ciao, ciao. Scusa, potete dire a Mauro De Leonardo che ha lasciato qua il telefono? Vabbè. Esu. Ho visto più entusiasmo il 2 novembre al cimitero. Oh, se io dico esu, voi con entusiasmo dovete dire su. Se dico è giù, è giù. È qui, è qui, è là, è là. Da capo, e su, e giù. Oh, mo sembra Pasquetto, vero? Su e giù vado girando sempre più, e qui, e là, per paesi, mari e monti. La messa è finita, andiamo in pace. Per piacere, maestro, diamo una botta di vita a sta cosa qua, forte. Oggi però, ecco, così, tutti quanti... Forza! Sì, sì, sì! Tra la noia e il caldo infernale ci voleva un'idea geniale. Tra gli amici e qualcosa da bere ci piaceva l'idea di partire. Così un giorno allora ho pensato, quasi quasi andiamo in TV. Le risate, gli amici e i bagagli, e la mia vita ormai è mutu. Tutti e su, non mi e sento su, e giù, oh. E giù vado girando sempre più. E qui, e qui, e là, per paesi, mari, monti e città. Basta così, maestro, grazie, buonasera, buonasera. Mamma mia, quanti siete, quanti siete, quanti siete? Come boh, manco voi lo sapete. Allora, facciamo una cosa, solo le donne, un applauso, vai. ...332... Adesso un applauso agli uomini che ce l'hanno piccolo. Guarda quello. Ma se c'è un problema, ma vabbè. Piuttosto un applauso a quelli che vedono Mudù. Queste sono soddisfazioni. Però ecco, magari queste possono essere delle occasioni in cui magari partecipa un amico, un parente che viene da fuori e non ha mai visto Mudù. C'è qualcuno che non ha mai visto Mudù? Facesse così con la manina. Tu di dove sei? Magari rispondevo. Vedi che t'ho visto, eh? È inutile che ti siedi. Di dove sei? Di? Rio Nero. Non hai mai visto Mudù? Che c'è la televisione bianca e nera ancora?
Vabbè, la spiegazione allora la faccio a te. Noi che cosa abbiamo fatto con il nostro programma? Abbiamo preso le barzellette e le abbiamo fatte diventare dei piccoli film. È bello quando ci incontriamo con il pubblico dal vivo, conoscersi. Molti vogliono sapere anche un po' della vita privata degli artisti. Allora, tanto per dirne una, io ho cominciato già da ragazzo a essere artista. Ero già musicista, quindi suonavo, avevamo un gruppo, ci chiamavamo I Gelati. Poi ci siamo sciolti. Poi ho cominciato a fare qualche cortometraggio, qualche partecipazione a film, presentazioni, poi la televisione, cinema, insomma, diciamo, ho fatto l'artista a 360 gradi, quindi mo basta fare l'artista a 90 gradi, ma quello è un altro ragionamento. Sono un figlio d'arte, io, cioè, a parte mio padre che lavorava al comune, mia madre era ballerina. Mio fratello grande scultore, mio fratello piccolo violoncellista. Per fortuna sta mia sorella che fa la prostituta e mantiene tutta la famiglia. Poi mi sono accorto, diciamo, di avere questa verve, di avere una verve comica semplicemente andando in giro, guardando quello che succedeva, parlando con le persone. Vengono fuori delle cose, mi sono cominciato a venire fuori delle curiose, delle cose curiose fin da piccolo. Cioè, non è che voglio dire, molti di noi da piccoli hanno avuto qualche sogno nel cassetto. Lo chiedo a te, per esempio, tu da piccolo che cosa volevi fare, che cosa pensavi di fare da grande? Non sognavo. Continua a dormire allora, poi ti chiamo. Tu da grande che cosa avresti voluto fare? La ballerina. Tu invece? Il medico. Non lo so, tu che cosa volevi fare da grande? L'attrice, quando lo chiedevano a me, che vuoi fare da grande? Il coglione. Che rimanevano tutti così, scusi, non ho capito, che cosa vuoi fare da grande? Il coglione. Ma perché? È perché tutte le volte che sto con mio padre, lui dice, vedi il coglione che villa, che si è fatto, vedi quel coglione che macchina, che si è comprato. Poi, sempre da piccolo, per esempio, una volta sono andato in un campeggio, conobbi due bambini milanesi, si stavano gloriando l'uno con l'altro. Il mio papi è velocissimo, esce dalla sua fabbrichetta alle 13, sale sul suo Ferrarino, alle 13:30 è già a casa. L'altro mi fa: il mio papi è più veloce del tuo. Il mio esce dalla sua fabbrichetta alle 13, sale sul suo Lamborghini, alle 13:15 sta già a casa. Faccio io: scusate, ma mio padre è più veloce dei vostri, perché mio padre lavora al comune, esce alle 13, non lo so come, alle 12 sta già a casa. Che sta qualcuno che lavora al comune, no? Ma cose strane mi succedono tutti i giorni. Ma che vi devo dire, per esempio, sono andato ieri in pizzeria, ho chiesto una capricciosa, mi hanno portato la bambina del tavolo di fronte. Oppure un paio di settimane fa stavo passeggiando per strada, ho visto una signorina che stava camminando, in braccio aveva un gatto, un gattino, dietro si era appiccicato, sapete, quei giovanotti che vanno a cercare le signorine per strada. Signorina sola, ma allora, la signorina si accorge che è seguita, fa finta di niente e continua a camminare con il gatto in braccio e il giovanotto sempre dietro. Ma allora, signorina, la signorina lo ignora, il giovanotto fa il sorpasso e si mette davanti. Signorina, quanto mi piacerebbe stare al posto del gatto. Sì, vuoi stare al posto del gatto? E vieni, lo sto portando a castrare, perché non ha sentito. Vabbè, anneggia. Oh, ma io in particolare oggi non sono da solo, sono in compagnia di un personaggio femminile ormai di statura nazionale e internazionale. Sono particolarmente emozionato perché qui a fianco a me, sul palcoscenico, signori, qui su questo palco per voi, Valeria Marini. Sì, sorte. Ma cosa c'entra Valeria Marini? Che cosa c'entra Valeria Marini che quello non sa? Né mudò, che cosa vuol dire?
Non saci cosi tu, chi sei? Perché mo quella Marinimo dovrebbe venire a fare lo spettacolo con Bert Sardel? Me, ci ha fatto mo. Sardella, per piacere, vedi se fai una presentazione consona, assiduarti. Vabbè, a Garbà. D'accordo, signori, stasera vi dovete accontentare di Antonella Genga. Me. Non ho capito questo fatto mo. Buonasera. 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 Grazie, grazie. Valeria Marini, una sorta di campione. Ma ce l'ha mai fatta Valeria Marini, un brot. Ma per piace. Dillo signora, di grazie signora, grazie a sa. Che poi scusate, tu prendi Valeria Marini, no? Gli togli i tacchi da sotto, tanto. Gli togli la parrucca bionda, le labbra bottate, le tette abbottate, il sedere abbottato, che costi rimane? Mia moglie. Oh! E allora, vale la pena, scusa. Ma, Valeria Marini. Però, cioè, non è che... Grazie, signor Gentili. Ma quando comincia a fare la malombra che ti passa da dietro, come una cacavascia, che cos'è che vuoi? Noto qualche cosa di cambiato. Mi sono messo una cosina sberluccichin simpatica per l'occasione. Veramente hai cambiato il prospetto, ma... E tu, invece di pensare al prospetto mio... Perché non pensi a prospetto tuo, che mo se ne cade a terra secco? Beh, allora che hai fatto, forte? Ma fatelo fatto tu! Sentiamo! Ah, oh, cicci, mezzo alla chiaccia, con le cose mie! Vabbè, se no questo si mette come una secca. Vabbè, allora, mi sono sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica. Ah, ma sono fatto come la Marini. Non si può sentire sta cosa proprio, ma... Non si può sentire, ma qual è il problema tuo? Non ho capito. Boh. Scusa, perché tu... Da uomo di spettacolo, vabbè, uomo è una parola grossa, comunque. Fammi capire tu che cosa ne pensi di questi interventi di chirurgia plastica, sentiamo. Secondo me è come quando vuoi cambiare le piastrelle del bagno. Il bagno? Ci c'entra un bagno? In che senso, scusa? Nel senso che le piastrelle le cambi, ma il cesso rimane. Ma tu, sgrazia, c'avete una cosa pesante, una grasta, una pianta... Non vabbè, ho capito, che cosa c'hai da dire? Vabbè, che hai fatto? Che hai messo le palline di silicone? Se una volta si mettevano le palline di silicone, tu sei proprio in mano all'egiziana ancora. Ma ci sono cose moderne, innovative, poco invasive, belle, veloci, frisce e mangi. Ho incontrato una dottoressa bravissima, che sta a Milano, la dottoressa Ceccone. Dottoressa? Ceccone! Ceccone, la conosco pure io, la dottoressa Ceccone è un chirurgo plastico... Ah. Conosciuto in tutto il mondo, proprio a livello internazionale, bravissima, in effetti, no, è brava. Meno male. Questa dottoressa, bravissima, ha inventato una pomata miracolosa. Tu prendi questa pomata e la metti sulla parte che vuoi aumentare di volume, diciamo, no? A me, do. E, però l'unica cosa è che quando metti questa pomata, prima di tutto, quando la spalmi devi cantare, perché ci non gand, non funziona. Oh. Seconda cosa, la devi mettere sempre alla stessa ora, perché se non la metti sempre alla stessa ora, non funziona. Allora io ogni volta che c'è un appuntamento importante, prendo la pomata, mi metto davanti allo specchio e faccio tutta la prassi. Per esempio, 3 sere fa avevamo quell'appuntamento col produttore cinematografico, l'appuntamento era la cena, io alle 9 dentro al bagno, pomata alla mano... Brulle mille bolle, brulle mille bolle. E che sabotne? Proprio, si capisce sabotne, sabotne. Uguale. 2 sere fa che avevamo lo spettacolo, chiaramente, prendo lo spettacolo, alle 9, non so specchi. Brulle mille bolle, brulle mille. Puff! Ieri sera che siamo andati a fare quell'altra cena importante. Oh, bravi, alle 9 davanti allo specchio. Brulle mille bolle, brulle, puff! Mo, stavamo qua stasera, alle 9, non so specchi. Brulle mille bolle, brulle mille, puff. Ma dove sono passate le 9? Damo. Nel continente nero. Sgraziato. Conosce la vabbè, andiamo avanti. Cecco, per piacere, poi ho detto a me il bagno. Andiamo avanti, sono contento che stasera è venuta Antonella a stare qui con noi, magari Conti. Vede un posto nuovo, sì. Almeno ogni tanto vale la pena uscire, no? Scusate, è giusto? Il vino gli avete dato da bere a perché? Questo? Come, il posto nuovo?
che ne so. A parte il fatto che tanto tempo fa siamo tornati insieme qui a riunire, siamo stati... Ma poi, imbriac ciodu, ti ho detto che io la scorsa estate sono stata una settimana con mio marito a Giugno, in vacanza, qua! No, no. Questa no, con il marito non si scolla un attimo, dalla mattina alla sera sembra appiccicati. No, stanno. Bello, una bello, cosa. Scusate, quando una donna trova l'anima gemella... È giusto. Quando una donna trova la metà della propria mela, sì. La metà del proprio universo, gli usuacchiati, mio marito. E quindi siamo stati una settimana in vacanza, a pozzicati, tutti e due, sempre vicini, qui a Rio Nero, in un agriturismo bellissimo. Quindi, naturalmente, poi, siccome il titolare dell'agriturismo era un amico, naturalmente ha fatto un trattamento di riguardo. Vabbè, naturale. Comunque, no, bello, Rio Nero, bellissimo. Comunque, Umberto... L'amico dell'agriturismo? Mo, non sort du guagnon. Alto, bruno, capelli neri, occhi azzurri, un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole al posto delle gambe, bellissimo. Tanto è vero che mentre mio marito stava in giro a fotografare tutte le bellezze del paesaggio, io, diciamo... Ma dove ci fa scaldo, dove? Stava a dire, sono andata a letto con l'amico dell'agriturismo. Oh. Però mio marito lo amo. Meno male. Oh, Umberto, la carne è debole. E il pesce è forte. Oh, la carne è debole. Comunque io a mio marito lo amo. Però purtroppo c'ho questo problema di carattere. Perché è roba di carattere. Che io caratterialmente, diciamo, sono, come si dice, sono volatile. Sai quando uno pensa una cosa e ne fa un'altra? Sì, sono volatile. E quindi, mi sono acchiato. Sì, va bene, ma si dice volubile. Ma tu è vero? Termine giusto, è volubile. Ci è volatile, volubile. Vabbè, hai ragione. Vabbè. Quindi, praticamente, una settimana qui a Rione è bellissimo, andare in giro, a mangiare le cose buone, sono pochiate almeno 4 kg. E quindi, naturalmente, siamo andati nel ristorante di un amico, che poi, naturalmente, essendo un amico... Ci ha fatto un trattamento di ricordo. Vabbè, normale, dai. Umberto, l'amic del ristorante? Non sort du guagnon. Alto, bruno, i capelli neri e gli occhi azzurri. Un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole al posto delle gambe. Bellissimo. Tant'è vero che mentre mio marito stava in giro a fotografare tutte le bellezze di questo paesaggio, sono andata a letto pur con l'amic del ristorante. Però a mio marito lo amo. Adesso ti sei spiegata meglio. Oh, Umberto, te l'ho detto qual è il problema mio. Il carattere, io purtroppo caratterialmente sono volatile. Non lo faccio apposta. Penso una cosa e ne faccio un altro. Così sono. Sì, ma si dice volubile. Me l'avevi detto. Il termine giusto è volubile. Hai ragione. E quindi naturalmente, stando sempre in giro, poi tu lo sai io che ho le mani bucate, come vedo un negozio, subito, capiendo proprio. Naturalmente, la giacca, la gonnellina, i vestiti, la scarpettina. Sono andata a trovare un caro amico che ha un bellissimo negozietto con tante cose carine. Naturalmente, essendo un amico, ci ha fatto un trattamento di riguardo. Vabbè, sei un amico. Umberto, l'amico della boutique. Ehi, un sort du agnon, alto, bruno, capelli neri, occhi azzurri, un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole alla posta delle gambe. Bellissimo. Tanto è vero che mentre mio marito stava in giro a fotografare tutte le bellezze del paesaggio... Beh, vabbè, sono andata a letto pur con l'amico della boutique, però a mio marito lo amo. Mo l'ho capito davvero. Oh, il mio problema, quello è il carattere, perché purtroppo caratterialmente sono volatile. Volubile! Si dice volubile, il termine giusto è volubile. Vabbè, ho capito, ma non si ingazzan. Tant'è vero che mo ti dirò, mentre stavo dentro la stanza dell'agriturismo, a un certo punto mi è venuta come una crisi di coscienza. Oh. Ma so che manzata a chiange, tanta la lacrima, signora mia, mi dovete credere che sono bagnato tutto il pavimento della stanza. Tanto è vero, stavo male, non riuscivo a respirare, una crisi di coscienza, di panico. Allora ho detto a mio marito, madonna, io sto morendo, mi sento di morire, madonna amore, mo devi andare a chiamare il dottore. Cuduagnon, fush, è andata a chiamare il dottore, e il dottore mi è venuto a visitare dentro la stanza dell'agriturismo. Il dottore! Non sort du guagnon! Alto, bruno, capelli neri, occhi azzurri, un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole alla posta delle gambe. Bellissimo. Tant'è vero che mentre mio marito è andato alla farmacia a comprare le medicine, sono andato a letto pur col dottore.
Però tuo marito lo ama. Sì, l'hanno capito tutti, mo. Il mio problema uno è che io caratterialmente sono mannaggia Sanzon, sono com'è il termine esatto, Umbi? Il termine esatto è zoccola. Per piacere, volate voi, spari, per piacere. A me. Volate voi. È per piacere e poi dice e va buca. Come succede di fatti veri, che poi senza andare lontano, quante me ne succede un giorno per giorno, per esempio a casa con i figli, una volta venne da me piangendo il bambino piccolo, papà, la maestra all'asilo chiama tutti gli amichetti miei con il diminutivo, a me no, ehi, non ho capito niente, che hai detto? Papà, la maestra all'asilo chiama tutti gli amichetti miei con il diminutivo, Antonio, Antonino, Giuseppe, Giuseppino, Filippo, Filippino, a me non mi chiama mai con il diminutivo. Che cosa gli dovevo dire? Pompeo, quando crescerai, capirai. Poi Pompeo è cresciuto. Se qualcuno non ha capito, se la fa spiegare da quella presa. Pompeo è cresciuto, un giorno viene da me mia moglie, si fa, Pompeo ormai è arrivato a 9 anni. Adesso con lui dobbiamo incominciare a parlare di educazione sessuale. Beh, sì, in effetti a 9 anni si incomincia a capire qualcosa. Vabbè, parliamo con lui di educazione sessuale. Sì, ma chi parla? Parlo io, parli tu? No, parlo io che sono il padre. Allora aspetto che torna mio figlio dalla scuola, mi avvicino, faccio, me Pompeo, è arrivato il momento che io e te dobbiamo parlare di educazione sessuale. Qualsiasi volta fa, va bene papà, dimmi che cosa vuoi sapere. Quello più grande è peggio, chi ha i tuoi figli grandi? Cosa dorme, mo? Sì o no? No, cioè, la cicogna non ti ha mai portato i figli? Ah, è piccola ancora, deve crescere, vabbè. Tu hai figli grandi? Che età? 40. Quante volte hai detto a tuoi figli? Mi raccomando, stasera puntuale a casa alle 9. Si sono mai ritirati alle 9? Del giorno dopo. Ah, beh, l'abbiamo fatto pure noi da ragazzi, vabbè. A mio figlio avevo detto, agli stasera puntuale a casa alle 9. Erano le 11. E ancora si doveva ritirare. Io ho incattato come una bestia, ma ti ho detto, ma dopo, mo che torna a casa, le ginocchia gliele devo spezzare. Alle 11:05 si apre la porta, entra mio figlio, uè, brutto, farabutto, disonesto e disgraziato, e questa è l'ora di tornare. Dove sei stato? Ma dai papà, lo sai come vanno queste cose, sono un uomo pure tu, mo te lo devo dare uno io nel muro. Dove sei stato? A casa della fidanzata. E me 2 ore di più, che cosa hai fatto? Beh dai papà, lo sai come vanno queste cose. Io la guardavo, lei mi guardava. Io la guardavo, lei mi guardava. Io la guardavo, lei mi guardava. Papà, mi sono fatta la fidanzata. E Madonna Santa, come la fidanzata a casa sua? Ma sei scemo? Scusa, non c'era la madre? Sì, c'era. E me non è venuta? Sì, è venuta. Io la guardavo, lei mi guardava. Io la guardavo, lei mi guardava. Io la guardavo, lei mi guardava. Papà, mi sono fatta pure la mamma. E ma che c'hai? L'acqua minerale in testa. Ma scusa, non c'era il padre? Sì, c'era. E me non è venuto? Sì, è venuto. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io lo guardavo, lui mi guardava. Papà, mi sono fatto pure il padre. Papà, mi stai a guardare? No, no, ehi. Cresci, figli, cresci. Poi, per non parlare della moglie... Che voi non avete idea che battute vengono fuori fra marito e moglie, specialmente se la coppia è in crisi. Ci sono coppie in crisi qua? Tutti, sono fatta la strage. Che battutine, frecciatine. Un giorno mia moglie mi fa, a te, se me ne vado con il primo che incontro, tu che fai? Che faccio? Vado a cercare il secondo, gli dico, vedi che hai avuto un culo così. Che poi l'ho voluta mettere pure alla prova. Una sera eravamo a cena, solo amici, solo uomini, ho provato a chiedere ai miei amici, scusate, ma voi a vostra moglie lo dite, ti amo? Tu quando è stata l'ultima volta che l'hai detto? Ma mi sembra 2 settimane fa. E tu? Non mi ricordo. E tu? Forse 3 giorni fa. E tu? Vattela a pesca. Madonna santa, abbiamo i cellulari. Scriviamo un messaggio alle nostre mogli, facciamo vedere che le pensiamo. Dai, vai, forza, scriviamo. Allora, amore mio, sono orgoglioso di stare con te, mi riempi la vita di gioia, ti amo. Dai, mandiamolo. Poi sono incominciato ad arrivare le risposte.
A uno è arrivato che è cambiato lo spacciatore. A un altro, non mi dire che hai fatto di nuovo l'incidente con la macchina. A un altro, se non mi dici per chi era questo messaggio cretino, mo che torni a casa ti crepo di mazzate. Il più bello è stato quel che è arrivato a me. Chi sei? Non ho il tuo numero, mandami la fotografia che ti voglio conoscere. Cioè, sfogatevi un po', dai. Visto che eravamo arrivati alla frutta, ci siamo messi uno di fronte all'altro, beh, forza, confessiamoci. Fa lei, ecco, bravo, confessiamoci, forza. Quante volte mi hai tradita? Faccio, Maria, che ti devo dire? Avevi quella mensola? In quella terrina ho messo un fagiolo tutte le volte che ti ho tradito. È andata, ha preso la terrina, l'ha svuotata, 8 fagioli. Bravo, complimenti, 8 fagioli 8 volte. Ci siamo dati da fare 8 fagioli. Ehi, parità di diritti, tu a me quante volte mi hai tradito? Mi fa, vedi su quella mensola, sta un'insalatiera. Ho messo un chicco di riso tutte le volte che ti ho tradito. Sono andato, ho preso l'insalatiera, l'ho svuotata, un chicco di riso. Niente, pensavo, quindi un chicco di riso una volta sola. No, nel frattempo ti ho fatto 3 volte la teglia di riso, patate cotte. Allora, la moglie è così, i figli ve l'ho detto, secondo me la spiegazione è solo una. Quello che mi è stato rovinato il giorno del matrimonio. Quello dovrebbe essere il più bel giorno della nostra vita. Guardate che succede, il giorno prima mia moglie con le amiche va a fare l'addio al nubilato. E io con gli amici vado a fare l'addio al celibato. Gli amici mi dicono, Umberto, tutti uomini, ci vogliamo divertire, facciamoci una bella partita calcetto. Va bene, calcetto, entriamo nel campo di calcetto, cominciamo con il pallone. A un certo punto mi arriva una mazzata di pallone lì, che sta da ridere, fa male. Io per il dolore stramatto per terra, gli amici di corso mi prendono, mi portano all'ospedale, mi mettono sulla letiga. Arriva il medico, mi visita, fa, senti, qua non sappiamo che cosa è successo, per cui lo dobbiamo ingessare. No, un momento, dottore, non ho capito precisamente cos'è che devi fare. Sì, siccome noi non sappiamo con certezza che cosa è successo, per precauzione lo dobbiamo ingessare. Come lo devi ingessare? Dottore, domani io mi devo sposare, questo mi serve. Il dottore, sono io, quello lo dobbiamo ingessare, insomma. Me lo ingessarono. Mo' immaginate sto coso col gesso. Diventa, io non lo so se le donne riescono a comprenderlo, ma gli uomini hanno capito che un coso ingessato è un problema. Il giorno dopo c'era il matrimonio, andiamo alla chiesa, facciamo la cerimonia, andiamo alla sala a fare il ricevimento. La sera in albergo, prima notte di nozze, io fuggendo e scappando mi spoglio, mi tuffo nel letto. Madonna, mo come devo fare con sto coso col gesso? Mia moglie viene fuori dal bagno, si toglie il velo. Umberto, la vedi questa bocca? Tu sei il primo, nessuno l'ha mai toccata. Io usedor, maledetta la miseria, mo costo, costo. Mia moglie continua a spogliarsi. Umbi, li vedi questi seni? Tu sei il primo, nessuno li ha mai toccati. Maledetta la giornata di oggi, mo costo, costo. Mia moglie si spoglia completamente nuda. Cucciolo, lo vedi questo corpo? Il primo, nessuno l'ha mai toccato. Io dovete prendere coraggio. Maria, che ti devo dire? Pure tu sei la prima, non sta ancora imballato. Quindi, quando guardate la nostra trasmissione, voi pensate che sono barzellette, ma in realtà noi, nella nostra trasmissione, diamo proprio l'indicazione. Umberto, posso? Che? No, siccome non stavo... tocca a te adesso. Sì, lo so, però siccome stavo qua dietro a sfogliare, mi è venuto come una curiosità. Tu lo sai che sono appassionati di cinema, no? Sì, ma che c'entra poi il cinema? Vabbè, cinema, teatro, cabaret, tutto fa parte della stessa di veloce, arte. Allora, niente, siccome stavo guardando degli attori, io sono appassionata, però, e c'è questa fotografia di questa attrice famosissima, mi stavo chiedendo, chissà se anche a Umberto Sardelli, che siamo colleghi, piace questa bravissima attrice, brava, che ha fatto dei film strepitosi. Che la conosci? Che di Rio Nero? C'è c'entra Rio Nero? Questa americana, è un'attrice americana che ha fatto un film che l'ha visto mezzo mondo. Io stavo nel mezzo mondo che non l'ha vista, questa non la conosco. Non è possibile che non la conosci, questa attrice è famosissima. L'ho guardata bene, non la conosco. E come non la conosci? Allora, ti do un aiutino come ai quiz televisivi. Allora, ascoltami bene, ascolta.
Ghost. Lo so, questa attrice americana Ghost non ha un sacco di soldi. Milioni di dollari. Quando Ghost? Mommy, leva la scarpa e tira da un bronco. Quando Ghost? Che c'entra? Ghost non è in dialetto barese quando Ghost. È inglese. Ghost significa fantasma, è il titolo del film in cui questa attrice meravigliosa faceva la protagonista. D'accordo, il film non l'ho visto e questo non la conosco. Ma non è possibile, questa è famosa, questa è la Moore. Famosissima Moore. Chi è Moore? Cretino, quella è una gastema, questo è il cognome della signorina Demi Moore, attrice americana famosa in tutto il mondo. Va bene, allora, questa non la conosco, il film non l'ho visto, io al cinema non vado. Si vede che non vai al cinema perché stai facendo delle brutte figure. Tu invece dovresti fare come me, che io vado al cinema tutti i giorni, io non ho da lavorare, tutti i giorni do al cinema, mi guardo il film, imparo, mi confronto con gli altri attori e soprattutto non faccio le brutte figure, quindi tu devi fare come me, devi andare al cinema. Adesci o cinema? Va bene, cinema, ho capito, ma parliamo dopo di questa cosa. Stavo parlando con le persone. Parlare dopo. Stavo dicendo, voi quando vedete la nostra trasmissione, voi guardate un episodio, questa è una barzelletta. No, noi magari abbiamo in quel momento, Antonelli, sto parlando con le persone. Sì, lo so, però la curiosità è aumentata. Se tu non conosci Demi Moore, Gort, come sta fregata. Allora, questa attrice italiana, bravissima, famosa in tutto il mondo, la conosci? Ti piace? Vedi. Eh? È di Rio Nero? Non è di Rio Nero. È un'attrice italiana, famosa in tutto il mondo, non è di Rio Nero. D'accordo, però l'ho guardata bene e non la conosco. Non la conosci? Ma questa è famosissima! Oh, 007! Che è il codice fiscale? Sus, perché un codice fiscale ten tre numeri, 007. La partita IVA. Sì, tre numeri, la partita IVA. La combinazione della cassaforte. Ma c'è cassaforte. Il PIN del telefonino. Il telefonino di sorte. Oh, che ne so. Oh, agente segreto. E se segreto, che ne so. Madonna, tu non hai mai sentito parlare di agente segreto 007? Ehi, il film non l'ho visto e questo non la conosco. Come allora. La cucinotta? No, io la cucina abitabile. E io c'ho il doppio servizio. E io c'ho il salotto. E anche pure la camera da letto. Che ce ne freghi di casa tua? A me che me ne freghi di casa tua? Non è che c'ho la cucinotta? Oh, capacchione, io non è che ti ho chiesto se tu hai la cucinotta. Io ti ho detto che è questa. È la cucinotta. Maria Grazia, cucinotta, attrice italiana, famosa nell'universo. Questa non la conosco. Il film non l'ho visto, io al cinema non vado. Va e si vede che non ci vai al cinema. Perché sta facendo una brutta figura proprio. Tu devi fare come me. Sì. Io vado al cinema tutti i giorni. C'è tutti i santi giorni. Sì. Vado là, imparo, mi confronto e soprattutto non faccio figure. Sì. Capito? A me tu devi andare al cinema. Sì, adesso al cinema. D'accordo, cinema, ho capito, ma parliamo dopo di questa cosa. Fammi finire il paragone. Ma ho fatto perdere il filo. Stavo dicendo. E voi magari potete confondere una barzelletta con un fatto vero che è successo realmente a noi. E noi lo mettiamo. Sto parlando con le persone. È inutile che ti fai venire le crisi di nervi, va bene? Io sono talmente dispiaciuta per questa brutta figura che stai facendo, che ho le gambe che mi fanno Giacomo. A me stanno facendo Aldo, Giovanni e Giacomo, ma. Vuoi calmare un minuto? Per piacere. Vuoi vedere questa attrice, seppur a te, italiana, conosciuta dappertutto, pur sopra la luna? Babù, se questa attrice anche a te piace, simpatica, bravissima, guarda, sordo femmina, È di Rione. Ah, non è di Rione, babù. Babù, non è di Rione, scange. L'ho guardata bene, non la conosco. Ma non è possibile, santa fe... Allora, aspetta, ti faccio di nuovo come i quiz televisivi, ti do delle imboccate, delle imbeccate. Se no, me ascolti. Sì. The Passion. No, non mi piace il pezzo. La carne la mangio, ma il pezzo... Le braccio, il polpetto, la carne cavata. Che cosa? Non è un pesce in dialetto barese, che sarebbe il pesce. No! The Passion, la passione, il titolo del film che tra l'altro è stato girato a Mater Dovcin. E questa è Bellucci. Ho visto che è una bella femmina, ma non la conosco. Sciacquata di cervello, Bellucci, il cognome della signorina Monica Bellucci, attrice italiana, famosa, pur sopra la luna. Ehi,
Questo, non la conosco. Il film, non l'ho visto, io al cinema non vado. Sapete, perché sta facendo la parte tuo cioccio proprio. Tu devi fare come me, come io vado al cinema tutti i giorni. Lo so, lo Vabbè, so. E tu devi fare come me. Come te? Devi andare al cinema. Adesso cinema. Umberto, va o cinema. Allora, aspetta, no, ma vieni qua che ti faccio vedere io una cosa. Ah, va. Modone, la nerva proprio. Vediamo. Cos'è? Vediamo se questa la conosci. No, non è questo, non è questo, non è questo. Oh, vedi, la conosci a questa? Oh, che bella! Ah? Una bella donna, molto prosperosa. Carrozzeria non è bella. Male. E di Rio Nero? No, del paese tuo. Come del paese mio? Uh-huh. Non l'ho mai vista. Mm. Il paese mio? Uh-huh. Non l'ho mai vista, però è bella. Uh-huh. Però non fa l'attrice. No, non è attrice. Perché, signor, se fosse attrice, l'avevo visto in docile. Infatti. Non è attrice. Allora. Senti, chi viene a essere? Mo ti dico io che è questa. Sì. Allora, questa è la donna. Sì. Che va a letto con tuo marito quando tu vai al cinema. Vai al cinema, vai. Continua ad andare al cinema, vai. Vai al cinema, vai. Ma vedi un pe. Ma vedi un boxe normale. Vabbè, vabbè. Stendiamo un telo pietoso su questa cosa. Va. Comunque, Umberto, un po' vi ha raccontato che le cose che noi facciamo nel Mudù non sempre sono prese sui libri o su internet, molte cose sono capitate a noi, proprio personalmente, che poi noi le raccontiamo a Uccio, poi insieme a Kangertam, diciamo, e facciamo diventare delle barzellette televisive. Per esempio, quando io ho conosciuto mio marito, proprio una barzelletta, tantissimi anni fa, io facevo l'attrice già quando tenevo 17 anni, quindi pomeriggio presto, perché mo sono più conosciuta, trovo il microfonista, trovo il tecnico, portano le cose, fanno sistemare, fanno trovare già tutto aggestato e sistemato. Quando ero giovane io, portavamo tutto noi, mondo, la candinella, pigle luce, wanda le cose. Quindi alle 3 del pomeriggio in piazza, quando si faceva uno spettacolo, noi stavamo già là. Un'estate capitò che andai a fare lo spettacolo in provincia di Bari, un paese poco distante, una quindicina di chilometri, calor, madonna, una di quelle giornate estive, magari stavamo un calor che fa freddo, una giornata estiva, 40 gradi, mi dovete credere, si moriva alle 3 del pomeriggio, alla condor, proprio, madonna, io non sapevo dove dovevo andarmi a nascondere, a un certo punto cercavo un posto per trovare un po' di rinfresco, un po' di... cioè, da fa. Vedo bar in fondo al corso, dico, mo devo andare nel bar, pur un cubetto di ghiaccio, muovo nada. Entro nel bar, buongiorno, scusate, siccome fuori c'è un caldo che si muore, sono 40 gradi, ma avete una cosa fresca da bere, per defrescare il canarino qua? Allora, si avvicina un giovanotto, tutto, capito, babucini di lui, tutto, signorina, posso offrire una cosa da bere? Dico, ma no, grazie, gentilissimo, veramente non pensavo, grazie. Allora, signorina, guardi, le offro un bel bicchiere di vino. Il vino, frate me, allora tu mi vuoi uccidere, mi vuoi muerto proprio, mo, stannuto in te. Che il vino? Ma stanno 40 gradi, fratello mio, si muore di caldo, tu mi dai il vino o muoio? No, dico, ti ringrazio, gente, ma non posso accettare, anche perché a me, personalmente, il vino mi fa male. Ma no, signorina, guardi, questo vino è genuino. Io, vedi, questo bar è mio e di mio padre, e io e mio padre il vino lo facciamo con i piedi proprio. Sì, clepit, ma no! Va bene, complimenti. Comunque, pur se lo faccio col ginocchio, lo stesso io non lo posso bere il vino, perché a me mi fa male, proprio a me il vino mi fa male. Mi fa Pronto. Male proprio alle gambe. Come? Come fa male alle gambe? Dico sì, sì, a me il vino proprio mi fa male alle gambe. Ma no, signorina, è la prima volta che sento dire questo fatto, perché solitamente, noi lo sappiamo, meridionali, che il vino, se io non ne bevo un po' di più, fa male lo stomaco. Al massimo ti pigli proprio un cendrone, un gap. Però questo fatto delle gambe, dici veramente, la prima volta che lo sento, dico no giovane, io il vino non lo posso proprio bere perché a me mi fa male alle gambe. Ah, e che cosa fa signorina? Non lo so, me le fa gonfiare? No, veramente me le fa aprire. E qui, così ho conosciuto mio marito, non vi voglio dire. Pronto? Proprio, da, vabbè, poi ci ho fatto l'abitudine. Non prendi. Cioè, un attimo che mi sposto. Scialdo fatto, ma cos'è? Chi è? Sì, qua. Chi è? No, dove sta? Non prendeva. No, non disturba affatto, abusi pure di me. Abusi, che brutta parola, abusi di me. No, veramente, comandante. No, così la sorte si accana. Può
Perdona me, perché si accanisce, non c'è un cane, un gatto, si accanisce, la so. No, no, come da qua, invece di migliorire, si peggiorisce. Il festival delle cazzate, che migliorire, peggiorire, mamma me. No, allora, comandante, quando succedono queste cose, gatta cicogna. Poi è gatto e cicogna, non potete essere tutte e due la stessa gatta e cicogna. E davanti a queste cose rimango putrefatto. Ora si capisce da dove viene la puzza. Vabbè, stendiamo un telo peloso, non ne parliamo sì, più, va? Sì, stendiamo la moquette che facciamo prima. Vabbè, è inutile che ci mettiamo a piangere sul latte macchiato. Piangiamo sul cappuccino che ci viene meglio. Vabbè, ci vediamo in casa. Tutto sta a disto. E mo sto qua. Se sto qua, come faccio a stare in caserma? Che ho il dono dell'ambiguità? Sapevi, dono dell'ubiquità, ubiquità. Che ho il dono dell'obliquità. Sì, dello squincio, il dono dello squincio. Ma che capra sta vabbè, a dire? In caserma, vabbè, arrivederci. Brigadier, ma siamo nati un prequake, uno dritto dietro all'altro che non si può sentire. Ma che cos'è? Per piacere che ci ho i cogliati gironi oggi, me. Non ho capito che cos'è che tieni. È un fatto mio, oh. Ma posso sapere, scusa, entri, parlando al telefono, senza dire buongiorno, buonasera, almeno tutti questi prequake, vogliamo almeno sapere che cos'è successo. Allora, io dovevo fare gli esami per il passaggio da brigadiere a maresciallo. Congratulazioni, ti promuovono. Che promozione, promozione? Dovevo fare gli esami fra un mese. Me li hanno anticipati a domani mattina. E me? Ma mo come faccio a preparare tutta la cultura generale? Sì, la cultura della patana e del pomodoro. Cultura generale, con la U. Come cultura. Si dice, dice. Così si dice. Ma solo il pensiero di andare a rispondere domani su tutto lo scibile umano. Lo scibile umano, ci si esagera che tre domande cretine che ti devono fare lo sì, scibile umano. Sì, voglio vedere a te a sederti con la palpazione al cuore. Palpitazione. Come si, si dice, dice. Palpitazione. Poi ti fanno una domanda e ti rispondi con il patè d'animo. Allora, tu porti un pezzo di pane, così col patè fai pure merenda. Tu stai zitto un minuto, che stai dicendo un sacco di fesserie, mrugghiate proprio. Per piacere, tu sei troppo agitato perché ti hanno anticipato l'esame. È po' forte. Hai timore di non superarlo. È po' forte. Hai paura di non diventare maresciallo. È po' forte. Allora, vogliamo fare che adesso ti faccio un test. Fanacos, metti da cosa va. Bravo, metti qua vicino. Vedi, anche sta l'antenna, tu pig meg. Prende meglio, mo. Allora. Facciamo una cosa, ti faccio un test per vedere la tua qualità della cultura. Un test a quest'ora, è tardi, dai. Ti faccio un piccolo test. Un testicolo. Ti faccio un piccolo test. Come si dice? Ad axis dish. Allora, ascolta, tu domani, come arrivi in commissione, lì per l'esame, la prima domanda che lo ti fanno... la prima domanda che fanno è di italiano. Oh, è matematico. Domani, quando arrivo, stanno tre professori. Sì. La prima domanda che mi fanno è di italiano. Eh sì, è matematico. Domani arrivo, sì. Tanto, tre professori mi fanno sedere. Sì. Dei tre professori, uno mi fa la domanda di italiano. È matematico. Domani, quando mi siedo, il primo che apre la bocca e butta il fiato, la prima domanda è di italiano. E so capito! È mezz'ora che ti sto dicendo che matematicamente la prima domanda sarà quella di italiano. Quindi fanno insieme italiano e matematico. Buonanotte. Dormi tu, dormi. Senta a me. Allora, ascoltami bene. Io mi lavo, tu ti lavi, egli si lava. Che cos'è? È domenica. Stiamo parlando di italiano. Beh, in Italia, si usca, arriva la domenica e ti lavi. E perché gli altri giorni gli italiani puzzano? E oggi hanno anticipato per venire qua. Ma per piace, brigadier, che ti vedo un poco fregato. Dai, lasciamo stare. L'italiano stai messo proprio male. Con l'inglese, come stai messo con l'inglese? No, l'inglese l'ho messo bene, che ho fatto un corso di una settimana... L'inglese alla perfezione. Sì. Put the glass on the table. Madonna, c'è brutta parola che si dice. E che cosa significa put the glass on the table? Metti il bicchiere sul tavolo. Of course. Bravo, bravo. E che significa of course? Di corsa. Di corsa, of course, di corsa. Metti il bicchiere sul tavolo di corsa. No, lo puoi mettere pur piano piano, eh? Non è... Ma per piacere, ma dai, mo te la faccio io una domanda in inglese assiduata e aggarbata. Allora, brigadiere, se io in inglese volessi dire, per esempio, vieni qua. In inglese, vieni qua, come dovrei dire? Il cristiano sta là. Deve venire qua. Bravo. Lo punto con gli occhi. Come here. E quel viene qua. Bravo. Il cristiano sta là, deve venire qua. Sì. Lo punto con gli occhi. Come here.
Ecco, lo spezzatore di gambe viene qua. Bravo. Vieni qua, sì. Cammia. So capito. Oh, abbiamo capito. Oh, mo, se io sempre in inglese volessi dire, per esempio, vai là, come vai dovrei là. Dire vai là, in inglese? Cioè, Cristian, sta qua, deve andare là. Deve andare là, sì, sì. Vabbè, se sta qua, non lo può spuntare con gli occhi. La fissazione che... di puntare con gli occhi, vabbè, comunque. Allora, se sta qua e deve andare là, io vado là e faccio come here. Mi sbrigo prima. E sei bocciato matematicamente in inglese. Ma boh, vado là. Vabbè, lasciamo stare queste cose, passiamo ad altro. Allora, innanzitutto, il test psicoattitudinale l'hai fatto? No, non l'ho fatto. Non ho detto che serve. Quello è importante, sì, perché sì. È un esame che serve per testare la tua prontezza di riflessi. Sì, sì. Per vedere se sei veloce, scattante, intelligente, infatti. Acuto, capito? Sì. Allora, il colonnello, l'esaminatore, ti dirà delle parole. Mm. Tu devi dire il contrario di queste parole in velocità. Contrario veloce. Contrario, no, per esempio, sì. Se quello dice, brigadiere, alto. Contrario, basso. Bravo, quello. Però bel veloce. Sei pronto? Nasco pronto. Voglio vedere. Attenzione. Alto. Basso. Corto. Lungo. Grasso. Magro. Piccolo. Grande. Freddo. Caldo. Bianco. Nero. Uomo. Donna. Astuto. Eh? Astuto. Appiccio. Oh, astuto! Oh, astuto la luce, appiccia la luce. Mai ti hanno detto Antonella astuto la luce? No. Ma che sai tu, la luce sembra accesa. Sì, c'ho il compare all'Enel io, c'ho, ma vabbè, andiamo avanti. Cultura generale, quindi, ecco, geografia, no, partiamo con la storia, mi piace più. Come stai messo con la storia? In mezzo e mezzo. In mezzo e mezzo, speriamo bene allora. Storia, brigadiere, una bella domanda... facile. Oh, dove vivevano gli antichi galli? Negli antichi pollai. Oh, i galli, dove vivevano gli antichi galli? Gli antichi contadini, avevano gli antichi galli e le antiche galline negli antichi pollai. Si prendevano le antiche uova, si mangiavano le antiche frittate. A me sta dish. Io lo sapevo che dovevi dire questa castroneria, questa fesseria enorme. I galli erano un popolo e vivevano in Francia. In Francia? E allora si mangiavano le antiche omelette. Ma fa un bacione, two love, antiche omelette. Vatti, stai fregato con la storia. Geografia, per piacere concentrati, brigadi, come stai messo con la geografia? Attorno, poi in mezzo in mezzo, attorno. Allora, ecco, brigadiere, in quale mare è immersa l'Italia? In un mare di merda. Che c'entra ma questo fatto? Non è quello che volevo sapere. Segna a me che è quella la risposta. Ah, mamma mia, vabbè, in qualche modo sì, però non era quella la risposta che mi aspettavo. Scienze, come stai messo con le scienze? Sopra, attorno, in mezzo e sopra, perché stai tu formaggio. Allora, scienze, ecco, facilissima, scuola elementare, brigadier, per piacere, concentrati. Allora, chi produce... la pappa reale? Ah, è facile. Facilissimo. La regina Elisabetta. Che da povred, pascia l'animale che possa, sta pur un bravissimo, asciuta pigliare la regina Elisabetta. Che secondo te, mo, quando era in vita, se metteva un snale, no? Scivi dalla cucina con tutti i suoi cappellini, con tutti i fiori, e scivi a cucinare lì con la cucchiaia di legno grosso così, per tutti gli abitanti del Regno Unito. Vabbè, più reale di quella, ma dai. Ma poi piace, vada a fare una camerata, va? La pappa reale è la regina Elisabetta. La pappa reale la produce l'ape. L'ape corina. Che c'entra l'ape corina? L'ape regina. No, non la conosco quella posizione. Preferisco la pecorina, sinceramente. Tu sei un animale. La posizione, quella... Che poi non ho capito. Mi dovete spiegare, voi uomini, che vi siete fissati con quella posizione,
che quando marito e moglie stanno insieme, è bella che sta chiamando un bacio. Babù, allora se la moglie sta sotto e il marito sta sopra, le guarda gli occhi, le guarda le gote, le labbra. Se la moglie sta sul marito, il marito le può guardare le spalle, i seni, le guarda i capelli. Ma in quella posizione, che cacchio guarda? Vabbè, ieri sera ho guardato Juventus Torino. Ah, vabbè, piaci, stai zì. Ignorante capra, che non capisci niente. Tata, vabbè. Oh. Come è finito, che mi sono distratto. Ma ancora? Non la finisci? Con la matematica, come stai messo con la matematica? Ah, figurati allora. Vabbè, facciamo una cosa facile di matematica, vabbè? Allora, c'è un albero, va bene? Su quest'albero ci sono 10 uccelli. Ma. Oh, tu spari un colpo, quanti uccelli rimangono? Nessuno. Come nessuno? Se sparo volano tutti. Vabbè, non era quella la risposta che volevo sapere, non era quello che mi aspettavo, però mi piace come ragioni. Mi piace. Ah, ti piace come ragiono io? Eh sì. Ti piace come ragiono io? Vabbè, perché hai fatto un ragionamento, no? Posso fare una domanda a te? A me? Sì. Sulla matematica? Sì. Beh, sentiamo. Allora, su una panchina. Su una panchina? Stanno tre donne. Beh. A mangiare il gelato. A mangiare il gelato. Ma è beata l'uscia. Una lo lecca. Una lo mangia a morsetti. L'altra lo succhia. Quale delle tre donne è sposata? Non ci sta una domanda di riserva, no? Capro di domande, ci sciutapeghiamo. Non lo so, una cosa più semplice, meno complicata e anche un po' imbarazzante. Allora, fammi ricapitolare un attimo che non ho capito bene. Allora, su una panchina ci sono tre donne a mangiare il gelato, tutte e tre. Oh. Allora, una lo lecca, e gnam, e gnam, e gnam. L'altra invece lo mangia a morsetti. Gne. L'altra invece lo succhia. Lo succhia. Quale delle tre donne è sposata? Madonna, Sant'Andoni, che capro di domanda asciuta femo. Allora, di logica, volendo utilizzare la logica come hai fatto tu, io direi che la donna sposata è quella che lo succhia. È così? La risposta esatta è che la donna sposata è quella che porta la fede. Però mi piace come ragioni! Cretino! Deficiente! Ma vattene, va! Tu non sei normale, tu sei una figura mitologica, ecco che cosa sei tu. Mica sei tanto normale, tu. Perché? Perché tu non hai mai sentito parlare delle figure mitologiche? No. Cioè, tu non conosci Medusa? Famosissima Medusa. Corpo di donna, testa di serpente. Serpente. Cioè, tu non hai mai sentito parlare di Anubi, figura mitologica egiziana, corpo di uomo, testa di cane? Cane. Cioè, tu non conosci Minotauro, famosissima figura mitologica, corpo di uomo, testa di toro? Ma che veramente non conosci le figure mitologiche? No, allora, conosco io tantissime figure mitologiche, beh, corpo di uomo e testa di cazzo. Com'è che ti vengono? Lei, comando, scusatemelo. Un collega che devo rispondere. Risponda al collega, ma vi dico. Dimmi, Michele. È assai il danno, no. E che ne so? Non lo so, Michele, che so, dottori. Aspetta, che chiedo, aspetta. Un collega malato. Collega malato, perché fa freddo, uno esce, prende un colpo d'aria, si ammala, si mette nel letto, Mi ha chiesto, quando uno è malato, le scorregge le deve trattenere? Poi non degrascio niente, è una figura mitologica. Ti sembra questo il momento per parlare di scorregge? Cioè, è il momento giusto, al posto giusto, con le cristiane? Io non lo so. Stai imbarazzato che hai mangiato la frutta secca. Faceva meno di mangiare la frutta secca. Comunque, a prescindere dal fatto che uno possa essere malato o no, le scorregge non si devono trattenere, perché è una cosa naturale del corpo. Va bene? Allora uno si allontana
non lo so, per esempio Dario Nero se ne va a Lavello e le va a fare l'andan all'aria aperta proprio. Capito. Va bene? Sì. Però non si devono trattenere perché è pericoloso. Ah. Anzi, è pericolosissimo. Addirittura a trattenere le scorregge si possono avere danni al cervello. Beh. Oh. Ehi Michele, falle veloci, falle. No signor, non è dottoressa, però dalla faccia di scorreggio se ne intende. E va bene, e non lo so. Eh sì, a Lavello devi andare. Quello sta male. Anche Ripa Candida va bene. Michele, le scorreggi non le devi trattenere, ha detto che è pericolosissimo. No, i danni, al cervello, sì. I danni. Nel senso, ti possono salire al cervello, poi ti vengono le idee di merda. Ehi, Michele, domanda, non ne posso fare più. Ehi, io non rispondo alle tue domande, che tu mi fai fare brutte figure. Ah, allora provvedo subito, sì, certo. No, la domanda non è a te. Ah, non è a me? No. E che la devi fare la domanda? La domanda la faccio a loro e loro mi rispondono. Per piacere, vedi che domande devi fare, che poi ti rispondono per le rime le persone, eh? Beh, vediamo. Beh, mi raccomando. Posso fare la domanda? Mamma mia, povera no. Proprio lo stesso entusiasmo del 2 novembre. Posso fare la domanda? Sì, benedetto il Signore. Devo andare alla stazione. Oh. Quel non vedeva l'ora di sfogarsi. Ha fatto bene, ha fatto bene. Però non ho sentito, devo andare alla stazione? Va. Oh. Però non è normale come lo fanno loro. T'hanno mannato proprio. Sì, no, ma non è normale. Perché? Una in fondo si è alzata, ha fatto e vai. Madonna, fatto bene, cioè, si potrebbe fare in una maniera più morbida, più delicata, più rotonda. Rotonda? Tipo, sarebbe... dai, non la stazione, e vai, e vai. No, no, fa vedere. Non la stazione, e vai, e vai. Cioè, si devono mettere tutti a sconocchiare, mo. Vabbè, si organizza. Però voglio sentire il fatto da voi. Devo andare alla stazione. E vai, e vai. Devo andare alla stazione. E vai, e vai. Oh, ma hai sentito come sono intonati? Mi hai tolto le parole di bocca. Tutti cantando so. Allora, visto che siete tutti intonati, preciso, questo lo facciamo diventare un ritornello di canzone. Ce lo cantiamo tutti quanti insieme perché porta fortuna. No, è vero che porta fortuna, ma a prescindere da lui, è vero che porta fortuna. Oh. No. Non ci credete? Sì, è vero. Noi abbiamo fatto lo spettacolo a Foggia 2 settimane fa. C'erano 8.000 persone. Mamma mia, che bello. Tutti hanno cantato e vai e vai. Tutti. Tranne due. Sì. A uno gli hanno fregato la macchina. Nuova, eh? Ancora a Chianci sta un cristiano. Direttamente da Cerignolo sono andato. È là vicino, non è che... L'altro, com'è morto quell'altro? Che... Beh, mo non dire così, di la verità. Non è morto, ma si è spostato che è la stessa cosa. Si è spostato con un chiancone come te, volesse vedere. Quindi sentiamo, devo andare alla stazione? La cagata che bravissimi fa, Bravissimi. Maestro, sei pronto? Vai alla grande allora. Bene. Oggi. Sì, mo da giunti. Scusi, devo andare alla stazione. Vabbè. Diamo ritmo con le mani, forza che ci svegliamo un po', dai. Oh mamma, da grande sai che voglio viaggiare in tutto il mondo, dalla Murgia a Campidoglio. Oh mamma, io salgo sopra un treno. Dimentichi il borsone, non vedi quanto sei scemo. Voglio un posto divertente, sarà la mia destinazione. Mi daranno qualche idea. Dove devo andare? Non lo so. Devo andare alla stazione. E vai. 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 Oh mamma, io salgo su un vagone. Se non ti dai una mossa, rimani come un citrone. Oh mamma, di più non aspetto. Ma state a casa tua, non hai neanche il biglietto. Voglio un posto divertente, sarà la mia destinazione. Mi daranno qualche idea. Dove devo andare? Dai, devo andare alla stazione. E vai. 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 Se viaggi in Italia per sentirti a parlare, va. Se parli con noi questo brano più bravo. Sarai. Devo andare alla stazione. E vai. Devo andare alla stazione. E vai.
devo andare alla stazione, e vai, e vai, devo andare alla stazione, e vai, e vai. Oh, ritmo, ritmo con le mani, dai, facciamo tremare i muri, dai. Non ci devono cacciare. Oh, poi mi raccomando, tutti a ripetere vai e vai, tutti, perché porta fortuna. È vero, porta fortuna. Oh, porta fortuna veramente, eh. Chi non canta la canzone bella tutti stanno a cacarella. Ma non oh, mamma, stasera andiamo via, andremo in qualche posto più bello che ci sia. Oh mamma, ci aspetta l'avventura, non sappiamo dove andare, questa la vedo dura. Poi un posto divertente sarà la mia destinazione, mi daranno qualche idea. Dove devo andare? Dove devo andare? Devo andare alla stazione, e vai, e vai. 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 Un pomodoro stanno buttando? Neanche un pomodoro. Vado. Che bello. Che gioia. Grazie. Nel momento più alto di gioia. Me. Tripudio. Sì, tripudio. Felicità, sì. Coinvolgimento, di ovulazione. Ovazione, l'ovulazione l'ha dato. Come si dice dice? Sì. Tante che deve succedere la tragedia. Brigadier, che tragedia, mo? Che cose? Ho trovato una persona. Una persona? Sono tanti cristiani. Ma che persona? Che non ha ripetuto con noi e vai e vai. Ma è che uno non ha ripetuto? Ti faccio vedere chi è il campione della serata. Ma lascia stare, ma non fa nulla. Lascia la persona, là. Ma c'è passato. È rimasto col sorriso, è stato qua. Ma è contento, come tutti quanti abbiamo riso, partecipa, lascialo stare. Ma così con la manina. Con chi ce l'ha? Me. Con chi ce l'ha? Me. Mannaggia, Sanzon. Con chi la tieni, mo? No, per far capire che ha fatto la figura di merda. Ma diciamo. No, è bugia. Come? Allora. Come? Io dicevo che devo andare alla stazione, quello. Oh, ha partecipato allora, con la testa. Allora, a te. Che non hai ripetuto il nostro versetto. Eppure te l'avevo detto. Passi stanotte sul gabinetto. Non è vero. È curativo, bugia, dai. Bugia. Umberto Sardella. Ma no, fammi vedere. Annaia Steman. Hanno il cuore da qua. Magari. È assai. Io sono solito essere accompagnato da un grandissimo personaggio femminile. Sì, Valeria Marini. Oltre che geniale autrice di spettacoli televisivi e teatrali, oltre che regista e interprete, anche presentatrice, intrattenitrice, battutista, voce lirica, coreografa, canti popolari. Signori e signori, questo grandissimo personaggio femminile questa sera non è potuto venire. Sorate! Scusa, dove sarebbe andato il personaggio, mo, secondo te? Stavo controllando. Stavo controllando il scorreggio tra ripacanti della vela. E che dire. Grazie. Signori, Antonella Genga. Grazie. Apre e chiudi parenti, questa era nuova. Ripagandi, dai. Vabbè, allora, signori, noi siamo, più io che lei, artisti. E voi tu a Senè? Sì, sì, come no. E viviamo di pubblico, noi abbiamo bisogno del pubblico, questo quindi è vero. Il ringraziamento è a voi che ci avete sopportato. E supportati, naturalmente. Vabbè, a me la sopportate, donate la supposta. Ma la daremo. Quindi se questo spettacolo vi è piaciuto, mi raccomando, ditelo agli altri. Chiaramente, grazie. Grazie. Malauguratamente questo spettacolo non vi fosse piaciuto. Ognuno, mo. Agli altri dite che vi è piaciuto, così pure gli altri. Perché a me sì, agli altri no? È chiaro. Inoltre, per concludere questa serata, noi dobbiamo citare il nostro sponsor. È vero. Allora, noi siamo l'unico spettacolo non patrocinato
dal Ministero dello Spettacolo, noi siamo patrocinati dal Ministero della Salute. È vero. La motivazione è semplice. Semplicissima. Se dopo una giornata di lavoro voi tornate a casa stanchi, depressi, demotivati, stressati, dopo aver visto il nostro spettacolo, voi ritornerete a casa più infrancati, più rilassati, ma soprattutto tornerete a casa con una certezza, una consapevolezza, quella che avete trovato due che stanno più fregati di voi. Che siamo noi, grazie! Grazie! Grazie a Umberto Sardella e a Antonella Genca, riferiremo con lo spettacolo. E ringraziamo Milly Carlucci per il nostro... Ma non è Milly Carlucci, meglio di Milly Carlucci. Grazie mille di averci divertito, di essere stati con noi. Vabbè, volevo chiedere, senti, sei fidanzata? Ma è troppo piccola, che c'hai un nipote. La cresco, quale problema? Aspetta, io aspetto, dai. C'è tempo, grazie. Però... Grazie a tutti, buon grazie a voi, grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie. Prima di concludere questa serata è doveroso ringraziare alcuni sponsor grazie ai quali è stata possibile questa serata. Li leggo dal cartellone così evito di dimenticare qualcuno. Allora, ringraziamo i colori dell'Aurora, Relè la fattoria, l'angolo della merceria, il Galeone, Panificio Secci, M2, Cammarota Donato Acqua Minerali, New Dance, Forneria dei Sapori, 02, Mosca Precompressi, Gioielleria Traficante, Tipografia Ottaviano, Farmacia Papa e Farmacia Cervone, Sintesi, Villa Martina Pia, Infoetel, DT Ottica di Donato Telesca, APA Pasticceria, Cantine del Notaio e i Cuochi del Vulture. Grazie, grazie a tutti voi, soprattutto a coloro che hanno fatto un viaggio lungo e sappiamo che ce ne sono tra di voi. Speriamo di avervi divertito e in qualche modo avvicinati al mondo dell'airo. A tal proposito vi lascio con una frase attribuita a Madre Teresa di Calcutta. Chi nel cammino della propria vita ha acceso anche solo una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano. Buonanotte.